Qu'est-ce que tu veux faire? Ah Je oui? travaille. Ah oui? Ah, tu fais ce que tu veux, hein? Ça m'en fout, qu'est-ce que tu fais? That's fine. Ah, yeah, like yesterday, you, me, and today, you. I did the same yesterday. Ma intanto inizi dal cazzo, che è già qualcosa. Allora, ciao. Sono Mario? Sono Mario? Eh? Quando ho cominciato? Sono e non so cosa sia, non vedo la televisione, sai, una cosa televisiva questa. Ah, sì. Ah, sì, e ho cominciato. Bioroglio, sì, giusto, Bioroglio. Eh sì. Vabbè, ci augurati, che hanno la batteria nuova, ma sono arrivati in ritardo comunque. Va bene, oggi entriamo. Il titolo è. C'è la tensione, no? Aspetta che mi metto a scrivere il titolo, ma il titolo è importante. Dai che? Oggi entriamo nella parte più misteriosa e intuitiva della permacultura. Quindi, therefore, sarà molto difficile, è molto difficile trasmettere questa parte, ok? Perché non è razionale, quindi non è divisibile e quindi comprensibile a livello, diciamo, razionale, ma è nulla è un po' meno. Cioè cerchiamo di entrare attraverso la comprensione dei modelli, pattern anche, naturali. Non li comprenderemo sicuramente, però dato che li abbiamo già compresi perché sono dentro il nostro corpo, questo ci potrà aiutare. E qui giace il centro, la parte più importante della progettazione, della permacultura, perché se uno comprende, quindi sente, quindi non so, dei sinonimi di comprendere, nel senso percepisce e può utilizzare questi modelli, ok? Se li percepisce, li ha dentro di sé, se li ha dentro di sé c'è il progetto già, cioè ha la capacità di trovare soluzioni molto rapidamente. Al di là di tutti i calcoli, io cosa, cioè generalmente nella progettazione cosa faccio? Dopo l'osservazione che abbiamo visto ieri, no, senza giudizio, al momento del pensiero e quando passo a disegnare, cerco di usare soprattutto l'intuito. L'intuito è la guida che uno ha dopo, diciamo, sempre di più, diciamo, all'inizio ovviamente ha una struttura razionale molto più rigida, poi mano a mano togli quello e si vola. E ovviamente è un processo, non è che uno domani esce e dice io conosco i modelli. Però che c'è un pezzo di una pietra, qualcosa per bloccare. Oh, fantastico. Allora, chi parla e interrompe? Sì, ma l'intenzione è tutto. L'intuizione, l'intenzione, i modelli è tutto. Quindi poi dopo, una volta che ho tirato giù qualcosa e quindi ho disegnato qualcosa, cioè, ignoro perché sennò andiamo avanti, quando abbiamo disegnato qualcosa, a questo punto vado a controllare, quindi a checkare, com'era?
a verificare con tecnologie e conti, strumentazioni e razionalità e vado a vedere se in effetti qualcosa ha senso in quello che ho fatto. Il disegno è fondamentale e qui torno ancora a Leonardo perché nel movimento, e adesso lo vedremo cercando di comprendere un po' i movimenti dell'acqua, col movimento della mano noi memorizziamo moltissimo. Il movimento della mano è parte della memoria della nostra testa, addirittura fino al punto in cui ci sono persone che perdono la motilità della mano e perdono parte della memoria. Okay? Quindi questo disegnare, per questo il computer a volte blocca l'intuito. Il computer va benissimo quando poi dobbiamo riportare su un foglio e poi dobbiamo inviare, quello è ovvio per distribuirlo, per far comprendere, eccetera. Però ci deve essere questa cosa del movimento. A me fa fatica quanto a Doug, cioè siamo due che disegniamo malissimo, però ci deve essere questo movimento e uno ci deve provare a fare la gallina che assomiglia ad un coccodrillo, l'anatra che assomiglia ad un asino, però insomma, dobbiamo, soprattutto per quanto riguarda i modelli naturali. Quindi non iniziate a disegnare, cioè se volete veramente raggiungere una qualità di progettazione, iniziate a disegnare, a disegnare, a disegnare e verrà fuori molto di più di quello che uno sta lì a pensare solamente a guardare e a bloccarsi, no? Nel disegno viene fuori qualcosa. Allora, torniamo un attimo allo schema iniziale. C'è stata una... Allora posso togliere questo. Ah, il titolo, vediamo un po'. A che gioco giochiamo? A che gioco giochiamo? Il titolo arriverà. Allora, rifacciamo questo schema perché è importante sempre avere un riferimento semplice per riuscire a comprendere il sistema complesso. Ok? Quindi noi con Doug abbiamo visto elementi differenti, ok? Piccoli, grandi, con varie funzioni, ok? Elementi differenti. Questi elementi dipende da quale sistema stiamo osservando. Ovviamente ricordatevi che un elemento è un sistema dentro un sistema, ok? Cioè questo stesso elemento è un sistema. Quindi andrà fatto dal micro al macro, sempre, ovviamente. Troviamo le stesse energie, ma con dimensioni diverse e con movimenti diversi. Quindi se andiamo ad esempio a vedere questa abitazione qua e la vogliamo trasformare e migliorare, ok? Perché vogliamo stare meglio dentro a questa abitazione, dovremo sì vedere lei rispetto a tutto il progetto, ok? Quindi relazionarla con tutti gli altri elementi, ma anche vedremo lei come sistema stesso e quindi andremo a vedere le singole pareti, angoli, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Dunque abbiamo questa cosa qua, per cui ognuno vede il proprio progetto, che può essere un viaggio, la nascita di un figlio oppure una terra. Ok? E poi abbiamo detto che c'è questa, per far comunicare questa cosa qui, deve passare qualcosa e questo qualcosa lo chiamiamo semplicemente energia. Ok, tutto quello che è stato detto lo riprendiamo un attimo, nel senso che abbiamo detto che quello che fa interessante, che migliora sempre di più il sistema, sono il fatto che un singolo elemento può comunicare non contemporaneamente, ma può comunicare con altri elementi e quindi la multifunzionalità, sia dell'azione che dell'elemento. Cosa fa questo? Fa che quando entra l'energia dentro, se non ci sono comunicazioni tra gli elementi, è ovvio che avrò entropia. Ti ho capito che ci sei. Grazie. E se invece io ho comunicazione, ok, quindi interconnessione, connessione tra gli elementi, io posso giocare al flipper. Ok? E di nuovo. Abbiamo parlato di accumulazione, ok? Di
di multifunzionalità. Non abbiamo parlato di altre cose. Una cosa importante del progetto, e una delle cose che mi è rimasto dal corso con Jeff Lawton, è la decentralizzazione. Ok? Cioè, quanto un qualsiasi elemento dipende dal sistema stesso e quanto un elemento invece dipende dal fuori, da quello che non si conosce. Centraline, gasolio che arriva, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi noi dobbiamo tendere verso una decentralizzazione. Avere un centro vuol dire non aver capito l'importanza del multifunzionale, ovvero se io costruisco una palafitta, come abbiamo fatto l'esempio, e un palo si toglie, abbiamo visto che la rete rimane, ok? Se invece noi ci affidiamo solo al muro portante, come molte costruzioni sono state fatte, crolla il muro portante e crolla tutto. Ok? Quindi sempre una funzione importante, la struttura di una casa, l'acqua di un luogo, eccetera, eccetera, deve essere sempre retta da più elementi, perché se uno non c'è, c'è l'altro. Ok? Questo è molto importante. Una funzione deve essere retta da più elementi. Quindi decentralizzazione, ok? Per riuscire a imitare la vita. Noi siamo vita, noi siamo naturali, è possibile che noi naturali e vita creiamo fuori da noi un sistema entropico? È assurdo, questo ci crea veramente degli scompensi, ci porta verso la malattia, cioè verso una tensione esagerata, uno stress. Ok, dobbiamo veramente osservare noi dentro, osservare fuori, andare a riconoscere tutte queste cose. Quindi per imitare la vita, cioè per imitare i modelli naturali, noi dobbiamo vedere lo spreco, chiamiamoli tensioni, chiamiamola resistenza, chiamiamola entropia, chiamiamola tutto quello che ci trattiene, ciao, ci trattiene dal muoverci. Abbiamo visto ieri, no, con la fermentazione che è la mensa di tutti noi, dobbiamo aiutare questo fluire in questo caso delle reazioni biochimiche, per dire una parola, ma insomma del mutamento, no? Del metabolismo. Quindi noi andiamo a vedere le tensioni e quindi la prima cosa che facciamo dopo aver osservato, poi iniziato ad analizzare gli elementi, andiamo a vedere dove sono le tensioni qua. Quello che voi farete gli ultimi 2 o 3 giorni del corso è osservare dove sono le tensioni, perché poi dobbiamo togliere queste tensioni, quindi dobbiamo andare a lavorare su togliere le tensioni. E tensioni di relazione tra gli elementi, non solo umani ovviamente. Allora, questo porta ovviamente ad un abbassamento del lavoro, ok? Adesso la mia domanda è questa. Come ottengo tutto questo? Su cosa devo lavorare principalmente? Ovvio, tutto quello che è stato detto, l'osservazione, il pensiero, già l'abbiamo detto. Andiamo oltre. Che cos'è che mi permette di eliminare le tensioni qua? Appunto, e come avviene una buona relazione tra gli elementi? Cioè, se io faccio così, pam, e invece faccio così, cos'è la differenza? Così. La qualità E dell'energia. così, cos'è la differenza? Guarda, guarda. Fluidità, cioè non lo so. La forma, che poi possiamo dare tantissimi nomi, le cose che voi avete dentro stanno dentro e fuori da questa cosa. E
È la forma che diamo. Cioè, alla fine noi come, allora, noi come progettisti, cos'è un progettista? È uno che dà la forma. Anzi, questo poi vedremo la differenza oggi. Il progettista, architetto, paesaggista, impone la forma. Va bene, alla casa la faccio così, bam! Ah sì, il giardino lo faccio così, anche tutto tondo, o tutto connesso, tutto eccetera. Però impone la forma. Agronomia, la regola che io impongo alla terra, non agrologia, il comprendere la regola della terra. Noi come progettisti cosa facciamo? Noi dobbiamo chiedere a quella cosa che stiamo dicendo quale forma è migliore, non possiamo imporre una forma, qui dove l'andiamo a prendere? Ok? Questa è la differenza, è molto importante. Tante differenze le abbiamo già dette, le successioni, la divenire, quindi non c'è niente di sicuro, che meraviglia, basta paure, tanto comunque non c'è niente di sicuro. È inutile cercare la sicurezza quando non c'è. Quindi è il dover stare come in barca, sempre in movimento, no? Sempre in equilibrio dinamico. Però la cosa importante è capire che noi non imponiamo niente, ma è la terra o è il progetto o è gli elementi che ci raccontano qual è la forma. Quindi adesso andiamo a vedere se riusciamo a vedere dove la troviamo la forma. Ok? Adesso faccio una. Vediamo un Quindi attimo. tu stai dicendo che la relazione tra gli elementi Eh certo. Allora, scusami, Feng Shui, ok? Quindi scienza cinese. Che cos'è questo? Esattamente io il braccio che ho messo addosso a lei. Anche se io la voglio bene, io gli faccio così, è ovvio che questa. Scusami. Dai, ti vedo molto bene con questo. Ma. Tabà! Ok, questo è una forma che non va, non, ho tensioni nel braccio. Noi potremmo fare un esercizio che facciamo spesso, cioè di metterci uno davanti all'altro e spingere così e poi spingere così. Così non fai sforzo. E poi tutte le arti marziali, io ho fatto Aikido per 4-5 anni, cioè ti fanno capire che nella forma tu metti molto meno energia, quindi molto meno tensione, quindi sprechi molto meno rispetto a una forma errata. Allora, se io entro in una casa così, bra, io c'ho già una tensione, arrivo, freno, perché la linea diretta, ad esempio, mi fa frenare qua, quindi polvere, quindi i polmoni, c'è cioè tante, tante, infinite piccole cose. Se io invece entro così, entro lentamente, ok? Questo tipo è un viale dove si incanala un sacco di vento e mi arriva pam, dritto. Questa è la nostra cultura, ok? La nostra relazione con i genitori e quindi con i nostri figli, perché noi ci lamentiamo tanto con i nostri genitori, ma permacultori, ecovillaggisti, alternativi, li vedo con i figli identici, diventano le loro mamme, i loro padri. Ah, ti ho detto non fare così! Le stesse identiche cose. E questo è quello che dobbiamo. Uscire dal paradigma è difficilissimo, bisogna avere un coraggio e una capacità di auto-osservazione, di autocritica, che non è facile. Sì, perché noi vediamo negli altri noi stessi. E quindi, è per questo che io vado in giro a raccontare la permacultura, perché attraverso questa progettazione di fluidità, io in realtà sto modificando me stessa, cioè la terra mi sta chiamando non perché ha bisogno di me, la terra sta da sola, ha avuto glaciazioni, ha avuto una marea di cambi climatici, senza di noi siamo arrivati agli ultimi secondi da quando delle 24 ore di quando si è affacciata la vita, ma sono tutti estinti, ma ci facciamo anche sta rottura di coso dicendo ah siamo noi responsabili, ma che noi responsabili? Noi dobbiamo godere, noi sì, abbiamo una responsabilità, evolvere, noi in questa vita, punto. Facendo quello già abbiamo fatto il 99,9%, tutto il resto va da sé. Quindi la Terra ci chiama, c'è l'intervista stasera, sei sicuro che la vuoi fare? L'intervista sto pomeriggio, sei sicuro che la vuoi fare? E la Terra ci chiama, ma ci chiama non perché ha bisogno lei di noi. Ok? Ma perché noi
venendo in suo aiuto, in realtà stiamo aiutando noi stessi. E quindi più rendiamo questo complesso sistema ricco, più noi godiamo nella nostra vita. E noi dobbiamo godere. Questo è il cammino unico, non della sofferenza, da cui noi veniamo perché cattolicesimo, eccetera. Se non soffriamo non impariamo. No. 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 Ah, sì, no, non ci siamo riusciti. Io sono nata nell'ascensore pur di non nascere in una sala operatoria, sono uscita in ascensore. Signora, lo spiega! Vroom, uscita. Non volevo proprio. Ok. Noi dove andiamo a prendere l'informazione? Noi per i nostri progetti dove andiamo a prendere l'informazione? Sì, facciamo i calcoli, abbiamo le quantità, abbiamo quello, ma dove andiamo a prendere l'informazione vera? Vabbè, internet, i libri, l'esperienza e poi? Nento la parola. Bateson è stato un grande maestro mio, Gregory Bateson, e ci insegna, l'etimologia è fondamentale, dalla forma. Gli antichi passavano l'informazione attraverso i simboli. Perché dentro il simbolo c'era il pattern naturale che dovevano usare. E noi dobbiamo andare a recuperare quello. Che comunque sempre. Ciao Lello! No, non mi hai lasciato un melograno, mi ricorderò di questo. Vuoi Sì, che sceglielo tu perché erano buonissimi. non l'ho Sì, fatto grazie. Anche perché è un albero molto importante. Mentre sono sotto un noce che non vuole nessuno sotto. Che già questo è un altro, vedete il luogo quanto vi racconta una relazione padre-figlio, vi racconta una malattia nella relazione, vicino a una zona sociale c'è un albero che non vuole nessuno, che pur di avere gli animali lontano ti rende il luogo completamente inospitale. Queste sono tutte cose che voi quando arrivate in un terreno dovete saper leggere, sono infinite, ovviamente ne ho dette due che mi sono venute in mente, tu non ridere. Ok, ma questo poi dopo, se voi andate a modificare, pare strano, dice ma è una strada, ma no, uno spreco di soldi, ma sei matta, ma ecco le ruspe. Io mi ricordo uno dei primi progetti grandi che feci, me lo diedero in mano e io il primo giorno chiamai una ruspa per 2 giorni e lei ti fa, ma come, ma tu non eri ecologista? No, io sono saviana e uso la ruspa, no, perché ne ho bisogno. Questa roba qui, ciao E Lele. erano attaccati insieme, quindi uno per me e uno per te. Ciao. Ci vediamo. Non ci vediamo più perché io domani Scusate. non ci sono. Bene, ci siamo salutati. Ciao. Ciao. Questo è un frutto fondamentale, ha un sacco di pattern dentro e anche ha molta simbologia dentro. Quindi i simboli erano le enciclopedie, è il nostro Google, i simboli. Li abbiamo nel nostro corpo, quindi noi abbiamo i pattern naturali nel nostro corpo. E li abbiamo anche fuori. E ci possiamo parlare attraverso. Scusate, io ho la voce bassissima oggi, ma. E che cavolo, ho sbagliato. Non lo prendevo. No, sto scherzando. Devo mangiarlo. C'è molta vicinanza con la psicoterapia relazionale. Ma c'è molta vicinanza con tutto il buon senso. La permacultura non è una delle tante, è una delle tante che include tutto, tutta, è cultura umana, quindi cultura umana impermanente, io la chiamo impermacultura, preferisco l'impermanenza alla permanenza, però va bene. Allora, facciamo un giochino. Così, tanto per avvicinarci alle forme. Che cos'è? Cosa vi viene in mente con questo? Tetris. Tetris. Incastro. Una finestra. Finestre. Finestre sul mondo. Le Piace. sbarre. Quadrato è geniale. Chi è venuto in mente questa cosa? Geniale, come ci sei arrivato? Angoli, lineare, grazie. Anche quadrato è importante, eh? È ovviamente una battuta, eh? Tessuto.
Tessuto, perfetto, grazie. Eh? Binari. Bititto, bitotto, bi com'è? Bitetto. Rete, sbarre rete. Blocco. Aperta. Aperto. Diciamo che così è infinito. Monotonia, monotono, barriere, logic, stasi, dov'era blocco stasi, sbarre, griglia, rete, eh? Chi sai? Aperto verso tutte direzioni. Beh, è infinita, tu la devi pensare infinita. Adesso un'altra forma. Cosa vi viene in mente? Onda su onda, il mare mi ha portato qui. Vento. Belli. Libertà. Fetale, feto, fetale. Divenire. Coseno? Anche? Coseno? Tangente. No, questa è la tangente. Lasciare andare. Lasciare andare imprevedibile. Grazie dell'imprevedibile, fluire. Grazie. Ossitocina? Tutti con l'orgasmo, eh? Ciao Andrea. Cerco un centro di senza, cioè, non è centralizzata. Ospotomos. Forza. Imprevedibile? Fuggente. Lasciare andare, fuggente. Fiume. Allora, qual è natura? Secondo, allora, termine natura è un termine che non vuol dire niente, nel senso che naturale è l'entropia, ma naturale è anche la vita e sono forse contrastanti. Diciamo. Prendiamo il termine naturale come si usa normalmente, cioè che fa parte dell'ecologia, cioè de della vita, ok? Che qu qual è quello naturale, qual è quello non naturale? Questo è naturale, questo qui? Siete convinti? Che differenza c'è tra questi due, secondo voi? Certo. Però sono tutte e due naturali. Ordine, entropia. Dov'è l'entropia? Allora, ordine e entropia sono la stessa parola. Dopo ci arriviamo però, eh. Questo è antientropico. Allora, una differenza. Questo è sezione aurea. Sì, vabbè, antientropico, sezione aurea, antientropico. È contro l'entropia, cioè fluisce, invece non ha tensione. Cosa? Allora, sì, perché parto dalla nostra cultura e dal nostro concetto di ordine. Cioè, se qui arriva Nicola e vede le linee, dice è in ordine. In realtà no, hai ragione tu. Quello non è armonico, quindi è
quindi è disordinato, cioè ci crea entropia, ok? Assolutamente. Però partivo dalla nostra cultura, dal fatto che noi pensiamo che l'ordine sia euclideo. E infatti questo è un altro scoglio molto grande che dobbiamo superare. Assolutamente. Assolutamente, ma è un fatto imposto, è un'imposizione culturale, è una malattia. Ma infatti quello che dobbiamo invece arrivare è non aver bisogno di sicurezza e non aver bisogno del controllo. Questa è una malattia, avere controllo è ahimè una malattia, io la considero una malattia. C'è una deformazione, c'è cioè un uscire dalla forma che è la natura. Allora, una delle differenze principali è che sono tutte due naturali ovviamente, solamente che questo è il 96% delle forme di vita e questo solo il 4%. Allora vi chiedo perché c'è questa grande differenza tra uno e l'altro? Quello sicuramente. Sulla cellula e sulla sfera, il volume interno, la sfera ha la superficie minore, assolutamente. Ma diciamo un po', l'origine di questa forma e l'origine di questa, c'è differenza? L'origine. Ma l'origine, andiamo indietro, indietro, indietro. Come si è formata questa forma e come si è formata questa? Come si continua a formare questa e come si conforma questa? Va bene, vai all'origine, la pianta è ormai già. Vai all'origine, torna indietro, 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 è fondamentale. Perché è giusto, non è che però più. Quella forma a destra? Mi dà l'idea che si adatta in qualche maniera a un Sì, tu vai a contesto, vedere all'origine, cioè cambia. dove ha avuto origine questa forma? Dove ha avuto origine questa? Rispondetemi a questa domanda. Prima del DNA. Non c'era il DNA, non c'era neanche all'inizio della vita. Quindi, 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 quindi? Dai! Lo dico, però questa ha avuto origine nell'acqua, cioè nei fluidi, questa ha avuto origine nel secco, cristalli, bee, hive, come si dice, le cellette dei. E un sacco di forme, ok? Esattamente. La diga che fanno i castori, che è naturale, ma ha bisogno di bloccare ed è secca, ok? Tutto il resto delle forme, anche se sono secche, ad esempio una chiocciola, ha avuto origine nell'acqua. Antecedentemente, ovviamente. Ok? Questo è molto importante perché allora entrando nell'acqua, dove ci siamo già, perché qui praticamente è tutta acqua, ok? Il terreno è 70%, noi siamo 80%, le piante 90%, insomma qui è acqua. Voi non ci rendiamo conto che siamo nell'acqua. Okay, quindi entrando nel mondo dell'acqua e comprendendo l'acqua, e vi consiglio un libro molto bello che a me ha aiutato molto, di un medico, io consiglio sempre libri italiani perché quando ho iniziato anni fa non c'erano libri tradotti di permacultura e quindi andavo a cercare libri. Due o tre cose vi vorrei consigliare. Uno è Luigi Sertorio. Sertorio. Luigi Sertorio è un fisico che si è occupato di economia, ha lavorato allo Salamo, ha lavorato in molti posti per la NATO, cioè, non è un coglione, è un signore di 80 anni adesso, ancora vivo, 90, piemontese. E i quei libri sono secondo me permacultura pura e parla di energia e anche la storia dell'energia. E tra l'altro porta come il villaggio medievale, come l'ultimo villaggio in permacultura, lui non usa questo termine, noi lo usiamo per capirci. Perché il villaggio medievale è l'ultimo villaggio in permacultura? Per un'esigenza, quale? Andavano sotto siege, siege? Siege? Assedio, andavano sull'assedio per mesi, quindi dovevano essere autonomi. Dovevano aver tutto.
quando c'era l'assedio, il campo, ciao, avevano tutto, mangiavano quello che avevano messo da, che avevano accumulato, e avevano accumulato, accumulano sempre tanto, perché sapevano, vedi l'esigenza e il ciclo dell'energia. Se il ciclo dell'energia tu sai che oggi ti viene, ma forse domani per 4 mesi non ti viene più, tu devi accumulare tanto, avevano i granai dentro e mantenevano i grani per anni, ok? E avevano l'acqua, avevano le bestie, avevano tutto dentro, poi quando erano in pace avevano fuori. I rifiuti erano usati, non c'era inquinamento, perché il rifiuto diventava una risorsa. E poi ha fatto godere gli archeologi, perché avendo un butto, generalmente avevano un buco dove i cocci rotti venivano buttati, avevano tutte le stratificazioni delle epoche dei cocci, bellissimo. Eh? Ah, tutto... Tra l'altro, lui mi parla di Roma, adesso mi viene in mente una cosa. Roma è una città fondata da tantissime popolazioni. Ok? C'erano gli Etruschi, c'erano i Latini, c'erano insomma 4-5 popolazioni diverse. E Roma c'ha una parte che è così, della parte diciamo semi-antica, insomma, e che è Prati. Ai Prati, che poi fu costruita nel 1700-1800, quindi più tardi, ci tenevano che cosa? La milizia. Quindi controllo, ordine di questo ordine che mi crea entropia. Cioè questo controllo forzato. Perché mantenere la natura a linea è difficilissimo, vi sprecate un sacco di energia. Perché lei sempre cerca di uscire dalle linee. Allora fatela uscire e fatela andare dove vuole, cercando di cooperare con lei. Ok? Natura, in questo caso parlo del verde. Natura siamo anche noi. Come la giapponesina. Vabbè, come noi con la cultura cattolica, guarda. Facciamo tanto gli spiritosi, ma... Infatti vedi, se veniva mal di schiena forse di portare. No, nel senso che noi, cioè, uno è facile vedere nella cultura altrui quello che è limitante, perché noi non abbiamo quel limite lì, ma girarci e guardarci ti viene orrore. Orrore nelle parole che usiamo. Vergine parlavo l'altro ieri, no? Vergine vuol dire Virgo, vuol dire forte, vuol dire Diana, Afrodite, erano tutte vergini a scaiche, vuol dire donne che non stanno sotto il controllo dell'uomo, ma che scelgono con chi andare e stanno nella foresta libera. Questa è la parola vergine dal latino. Come cazzo sei arrivati? E Maria è vergine. Cioè Maria sceglie lei con chi andare, se con un dio o con un umano. E infatti Michel Onon la porta come esempio del parto perfetto. Senza rotture di palle, senza padre. È la lettura che diamo noi. È la lettura che ci impongono, che andiamo noi, che ci impongono da quando siamo nati. Cioè noi nasciamo liberi, con una capacità di percezione incredibile, e siamo condizionati prima dai genitori, poi dalle scuole, poi dall'università, usciamo dall'università completamente condizionati, non vediamo più niente, non riconosciamo più i pattern naturali. Essere progettisti in permacultura è difficile. È abbandonare le armi e deporre le armi che ci fanno sempre creare tensione, che ci fanno sempre lottare con gli altri, competere. La competizione è insita in noi, perché siamo cresciuti così. L'invidia. No, che ci siamo adattati a questa cosa qui. Ah, guarda com'è bravo tuo fratellino che fa quello. Che peso. Io, guarda, ho detto, mia figlia per me è un esempio di perfetto progetto. Stavo raccontando stamattina, perché in 11 anni non si è mai ammalata. Vuol dire che non c'ha tensioni, vuol dire che lei funziona come un sistema, un ecosistema vero. E non è andata a scuola, e non ha avuto le vaccinazioni, e la mamma ha sempre lavorato, la mamma guarda alla sua attività, non guarda ai figli, i figli sempre dietro. No, se no, cosa vuoi? Tu vuoi? Cioè, capito, un'attenzione così rende qualsiasi sistema. È come questo è un bambino, ok? È il bambino di Nicola. E lo deve controllare. Perché lo deve controllare? Perché così siamo stati controllati noi. Dobbiamo controllare gli altri, cioè il sistema. Dobbiamo mantenerlo in riga. Quanta fatica ci mettiamo a mantenere in riga le cose?
È quello che sto cercando di trasmettere, ma in realtà è un'esperienza di tutti noi, non vi posso raccontare questo. È un'esperienza. Assolutamente, è l'aspettativa che ti fotte. Meno se ti fotte, speriamo che fotta bene, ma è l'aspettativa che ti frega, ma è quella la stessa cosa. Vedi, Madonna, sul termine italiano tutto sul sesso, non si può dire niente. Faremo anche il biogoglio con i minchioni oggi. Cioè. Ma il sesso è la base, voglio dire, se i batteri non si differenziavano in F più F meno, qui eravamo ancora nell'uguaglianza totale. Disastro, che palle. La differenza, no? La differenza è essenziale. E... sì, l'aspettativa è infatti per questo che state attenti alla progettazione, state molto attenti, perché con la progettazione voi vi create delle aspettative, perché ovviamente l'essere umano ha molta immaginazione, fortunatamente ha degli ideali e vede le cose lontane. Allora, che cos'è il nostro dovere, sia di progettisti della nostra vita, anche di progettisti di questo campo? È riuscire a io c'ho un sogno, voglio trasformare questo, lui c'ha un sogno, vuole trasformare questo in un centro di permacultura, o in un centro di sociale, o in un centro dove, no, sul centro sociale è un altro, in un, ce lo dirà sul pomeriggio quando gli faremo l'intervista. Ok, questo è il suo sogno, ma se la sua aspettativa è troppo alta e questa terra non riesce a raggiungerla, lui muore frustrato. E la frustrazione la ripassa alla prossima generazione. E allora noi abbiamo il burden, il peso della frustrazione di quelli dietro, che non sono. Noi abbiamo evolvere, vuol dire raggiungere il sogno. Allora, se il sogno è troppo assurdo, beh, modifichiamolo e portiamolo un po' più vicino. Allora, per questo che la progettazione in divenire, perché voi potete partire con wow, fiumi, laghi, monti, io vedo lì, ok. Poi però. Passa un anno, vedete quello che avete fatto, bene, riducete il vostro sogno fino a che lo raggiungete, non lo raggiungerete mai, ma perlomeno lo rendete più fattibile. Ok? Quindi la progettazione è come l'idealismo, cioè, sapete, gli anni 60 ha fatto dei grandi danni, perché l'idealismo è bellissimo perché ti sposta verso qualcosa, ma se tu non metti in pratica questo osservare, pensare, progettare, fare è importante, che ce lo siamo un attimo dimenticati, tutti sono lì, oh, vorrei quella. No, fai anche una fermentazione di due fasciole, noi parliamo al femminile, diciamo le omine, le carabiniere con le baffe e le fasciole con le sasse, sì. E noi parliamo così, diciamo le tette, hai lavorato sulle tette, sì, ho lavorato sulle tette, me le sono rifatte. Ok, quindi questa cosa qui del progetto, non vi fate troppo entusiasmare, oppure osservatevi nel vostro entusiasmo, perché se state portando il progetto troppo alto, poi non lo raggiungete. Allora, se volate basso, abbassatevi. Se invece siete che state volando troppo basso, fatevi aiutare. Io guarda, non ho fatto altro, io dai miei 13 ai miei 28 ero solitaria, silenziosa, timida, poi mi era anche morto mio fratello, per cui una batosca che amavo tremendamente, io ho fatto altro che leggere, c'è una massa di, c'è delle librerie che finiscono, bellissimo. E sì, certo. Volare basta, cioè volare dove puoi volare, e poi allora sì che raggiungi, se l'aspettativa non ti frega, sì che la raggiungi, tutto quello che vuoi, raggiungi che noi esseri umani possiamo volare. E non conosciamo le nostre potenzialità e allora diciamo ah no io non posso volare, e allora è ovvio che la gravità ci porta, ma se noi capiamo la levità noi potremo alzarci. E quanti nella nostra cultura cattolica cristiana, quanti frati si sono alzati da terra, quanti maasida si sono alzati da terra? No mia madre l'ha visto, voglio dire, no, guarda che ci si alza, no, raccontano da tanto così. Non sto dicendo che volano tipo, sto dicendo proprio così. Beh, non ti preoccupare, e fai bene, non ci credi, devi vederlo, devi fare l'esperienza personale. Prova. Domani nel giornale, si è tirato giù dalla... perché la maestra ha detto di provare. Ok, allora... vai.
come dagli esseri umani cerca di prevaricare fortemente. E probabilmente è imposto da una frustrazione. Cioè, se tu da bambino ti bloccano. No, non è un prevaricamento, adesso lo vediamo. È un sempre doubt death. Non è un prevaricamento. La morte non è vista come negatività. La morte è parte del processo. È vita-morte, entropia. Allora, vita-morte è ta-ta-ta-ta. Allora, se tu vedi che uno è mangiato, va bene, è passata l'energia da lì a lì. Che bello, ma l'ho mangiato. Cioè, non c'è il concetto di dire, oh, quello l'ha mangiato. E Darwin questo lo scrive, se voi leggete Darwin dalla prima parola all'ultima e non estrapolate la frasina come hanno fatto per la rivoluzione industriale per poterla, lui dice questo, cioè lui vede cooperazione nelle canali, ovunque vede cooperazione, ok? Va bene, allora, dunque, quella parte di Roma invece che è così, si adatta, segue quello che c'è già. Non impone forma, prende quella forma. Noi dobbiamo prendere quella forma. Dato che però molto spesso agiamo su un terreno sconvolto, come dicevamo ieri, allora dobbiamo rimodificarlo ancora, ok? Sto ridendo perché sto pensando a paesi tipo Sud America, eccetera, soprattutto Africa, in cui arriva la Green Revolution, vi dico io come fare, tutti i campi, tagliamo tutto, adesso arrivano i permacultori, adesso vi diciamo noi, cioè ogni volta arriviamo con delle idee nuove e invece dobbiamo forse lasciare alle persone del luogo essere indipendenti, rifarsi il loro cibo, ridargli le loro terre e non dargli, cioè non dargli... Dagli entusiasmo, dagli la gioia, ma non dargli supporto esagerato, perché ogni luogo ha le sue forme da ritrovare. Quindi, questo. Quindi questo è nell'acqua e questo è nel secco. Ok? Entriamo nel mondo dell'acqua, piano piano. Ansioso, no? Vedi aspettativa, aspettativa sarai deluso totalmente, anzi non dico niente. Oggi non parliamo dell'acqua, parliamo domani dell'acqua. Ci sono in treno. Allora, però devi fluire con una valletta, scusa, dai, così. La valletta con i tacchi. Ecco, oh, una bella spirale. In quel sistema mutevole, diciamo, meno... di venire, sì, meno rigido. Valletto. Anche tu fluisci, per favore. Sculetta un po', Ignazio, tu che puoi. In quel sistema in divenire... È necessario che ci sia di fronte una persona che sia anche in divenire. Che si possa del tuo stesso relazionato, corpo che è in divenire. Che si possa relazionare con lo stesso tipo di movimento? È una domanda a cui ci sono mille risposte. In realtà è una domanda retorica, nel senso che non posso trovare una risposta. La cosa che ti posso dire è lo stesso discorso che facevamo prima, cioè il terreno ti chiama e tu, ricreando queste forme fluide, ti ritrovi la tua natura dentro di te. Ecco, questo ti posso dire. Quindi è un percorso dialogico. Perché tu prova, allora, guarda un attimo, sì, ovviamente, ma voglio dire, tutti gli elementi sono interconnessi. Perché sono interconnessi? Il doubt death è una cosa che avviene in natura, cioè se io... ti do qualcosa, ti do un sorriso, tu contemporaneamente mi stai dando un'altra cosa. Che tu lo voglia o no, me la stai dando, perché sennò il mio sorriso non esce. Anzi, forse prima me l'hai dato, c'è sempre un ritorno. E questo è anche, entreremo in Schauberger, è anche il fatto di ritrovare questa energia opposta. No? Ieri dicevamo, vabbè, facciamo che c'è un altro elemento, questo va da qui a qui, ma c'è sempre un'energia che torna e noi dobbiamo... andarla a ricercare, perché questa qui ci dà l'energia, per cui non abbiamo più bisogno di pannelli solari, fotovoltaici, tutte queste stronzate. Perché qui c'è tantissima energia, e Schauberger e mille altri l'hanno tirata fuori. Ok? Quindi c'è sempre un doubt death. E infatti, e chiudo parentesi,
se voi pensate al denaro, di cui qualcun altro parlerà, però tanto per capire, il denaro non è un'energia, è un simbolo di un'energia. Cioè sta al posto di un'energia, ma non è energia vera, cioè non la possiamo mangiare, che aveva la maglietta di Alce Nero qualche giorno fa. Qualcuno aveva scritto Alce Nero, dopo che avrai i fiumi saranno, non potrei mangiarti, Alce Nero. Adesso cosa c'hai? Ah, va bene. Sempre. Allora, Dragon Dreaming. Sì, Dragon Dreaming. Allora, cosa succede? Io ti do qualcosa. Sapete tanto che il denaro è debito, però solo per dire una cosa, io ti do qualcosa. Tu mi paghi. Non mi stai dando energia, mi stai dando un simbolo di energia. Io ho in mano questa patata bollente in mano, che fino a che non la modifico in materia, io rimango in sospeso. È come se avessi una spada di Damocle. Perché non è energia che tu mi stai dando, non è un abbraccio, non è una patata, non è un qualsiasi cosa. È un simbolo di, è qualcosa che sta al posto di. Quindi blocchi questo fluire di cose. Pensate a quanto il denaro crea problemi con la gente. Certo, perché non stiamo veramente scambiandoci delle cose. Ah, ma io ti ho pagato, oppure, ah no, ma tu mi devi ancora. Certo, perché non stiamo scambiandoci, mentre la natura non ha questo problema, il denaro non esiste in natura, perché? Perché ti devi cambiare qualcosa, è necessità. La pianta dà carboidrati ai microrganismi, i microrganismi danno la possibilità di prendere gli oligoelementi. La pianta dà, oppure, che so io, l'uccello dà un po' la possibilità di portare i semi lontano e l'albero gli dà un frutto. Ta 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 ta, interconnessione 12. Va bene. Allora, un altro libro, Sertorio è bellissimo, ha scritto Visione globale, azione locale, e poi ha scritto uno bellissimo, Storia dell'abbondanza. Bellissimi libri, corti, e dei Boringhieri, mi sembra. Un altro libro bello è di Paolo Consigli, si chiama L'acqua pura e semplice. E lì trovate Schauberger, trovate La memoria dell'acqua, trovate La scimmia d'acqua che siamo noi, trovate tantissime cose dentro, quindi anche una bella bibliografia da cui potete andare e... Quel lavoro di quel giapponese è moto. Sì. Sì. Allora, libro Storia dell'abbondanza e l'altro è Visione globale, azione locale. E poi c'è invece Paolo Consigli. Poi ce ne sono mille altri, ma mano a mano mi vengono in mente. La Maria Gimbutas. Ha scritto tutto sull'archeologia, lo vedrai, la Dea Madre, il linguaggio della Dea, Gimbutas. Allora, bene. Ma vuoi i titoli? No, voglio chiederti, c'è anche un video su YouTube di... Io sai che non manejo YouTube. Dell'autore della crisi, il film, del regista. Non lo so. Ok. Non so perché io sin da bambina non riesco a vedere gli schermi, quindi per questo che non ho mai visto televisione quando ero piccola, avevo già deciso, le spegnevo, siamo antipatiche. Quindi vedo pochissimo video, mi stanco. Which question? No, she's asking about a YouTube video about this Italian guy, Sertori. Yeah. Physician. He's a physics guy. Works from NATO and the Los Alamos, and he wrote a lot of books on economy and physics. No, non so. Comunque la cosa interessante che lui dice, Sertorio, è che
Quello che a noi manca è la comunicazione tra le discipline. E questo lui si rifà agli economisti e ai fisici, che ovviamente non si parlano più dalla storia di Galileo. E quindi che cosa è successo? È successo che se due discipline parlano della stessa cosa, cioè la materia, e non si comunicano tra di loro, questo crea disastri. Vedete la comunicazione tra gli elementi. E è un'altra cosa importante, perché in realtà loro stanno parlando della stessa cosa, ma perché non riescono a comunicare? Perché il linguaggio è diverso. Parlano della stessa cosa, ma il linguaggio è diverso. Quindi il lavoro del linguaggio comune è molto importante. Il capire che cosa, perché fa fluire, fa comunicare. Allora, ok. Dove sei finito? Cosa c'era prima degli scoccettini? Allora, adesso è più chiaro che se io ho una forma così, ok? Se io ho una forma così, ho molto più attrito, ho molto più spreco. Se io nella vita, allora ovviamente la vita è fondata sull'acqua, tutto è acqua, cioè tutti siamo accumulo d'acqua. L'aria, non esiste aria dentro l'atmosfera che non abbia acqua, quindi l'aria è acqua, tutto è fluido, tutto è acqua, tutto è fluido, ok? Le montagne sono fluide. Se voi vedete dei disegni delle montagne che sono rigide, ma in realtà la forma che hanno avuto è nel movimento, ok? Le stratificazioni, i movimenti, sono come tutto fluisce. E se non fluisce abbiamo attrito, quindi abbiamo spreco. Quindi nelle nostre progettazioni questa forma è molto importante. Però non la possiamo scegliere a cazzo, cosa che succede la maggior parte di volte. Cioè, facciamo un orto, sì, facciamo una spirale, perché è figo. Sì, perché bisogna scegliere queste forme mobili. Allora tu vai a cercare il basilico e dopo mezz'ora arrivi al basilico, cioè ti gira la testa, stai male. Allora fai passaggi, poi però i passaggi sono stretti. No, bisogna fluire, ok? Quindi, noi dobbiamo sapere qual è l'energia entrante e cercare di dargli questa forma, ma dove la troviamo, come la troviamo, ok? Già sappiamo qualcosa, adesso devo ancora cambiare, vabbè, già sappiamo qualcosa, la forma si è creata col movimento. Allora, differenze, movimento, forma. Iniziamo con parlare del ciclo idrologico. In una maniera un po' diversa, io mi spiace, lavoro solo su queste pagine, poi qualcuno dovrà girarle e usare l'altra. Allora, cerchiamo invece di parlare del ciclo idrologico cercando di captare ad ogni suo una settimana e mezzo, in alcuni suoi livelli, alcune forme che possiamo incorporare nel nostro progetto. La forma è tutto, Bill Mollison l'ha detto, ma non solo perché l'ha detto Bill Mollison, è perché è ovvio che se noi diamo una forma in cui l'energia fluisce, allora si abbassa la tensione, si abbassa il lavoro e tutto va. Non devo più stare a controllo molto meno, decentralizzo, tutto quello che volevamo avviene. E c'è l'accumulo, la rete, perché vedete quando abbiamo bisogno di accumulo dobbiamo mettere una rete. La swale è un blocco se vogliamo, ok? Vedete tutto torna. Se io faccio una swale, qui io ho fatto una struttura dove tutte le foglie mi andranno a mettere automaticamente, non è che devo andare a raccogliere le foglie e metterle in un compost. No, basta che il vento porti, loro cascano lì, una buca e si accumula tutto. Fate fare alla natura, si dice in permacultura.
Osservate la natura cosa facendo. Se c'è un vento che viene da una parte, usate questa. Lascia fare la natura. Ok, cioè vai con il flusso, però quello che adesso andiamo a vedere è che il flusso va così, poi c'è anche quello che va così. Allora, quando abbiamo bisogno di andare così, lo usiamo, che è più lento, ovviamente. Allora, immaginiamoci innanzitutto una piccola cosa. Da dove vengono gli eventi, ovvero da dove vengono e venti, vedi? Venti. Da dove vengono le forme? Come vengono formate le forme? Allora, se io ho acqua ferma, a parte che ho morte, ma non ho niente che succede. L'acqua è un cristallo nel liquido, ok? Non ho niente che succede. Se invece ho acqua in movimento, avrò una cosa lineare. Perché se va da lì a lì, c'è una cosa lineare. Ma se io, dentro la cosa lineare, inizio a giocare, ed è così che si è formata, e il pianeta come lo vediamo noi adesso, che ovviamente a ogni era geologica aveva un aspetto completamente diverso. Non vuole nessuno, lui vuole stare solo. Però io, tipo Laoconte. Allora, se noi ad esempio mettiamo un ostacolo, cioè sporchiamo questo andamento lineare, creiamo la differenza, cosa c'ho io? Inizio a avere delle forme. Ok? Delle forme che possono essere più o meno vortici, spiraliformi, a seconda anche della velocità e del tipo di oggetto che io interpongo. Se io invece metto sempre un oggetto, ma in questa maniera qua, io avrò una forma inversa, ma simile. Da qui tutte le forme. Pensate solo ai nostri organi, pensate addirittura sia ai nostri organi molli e sempre in divenire, reni, polmoni, fegato, tutto quanto, sia ai nostri organi, ai nostri tessuti, diciamo più sempre vivi, sempre in divenire, però più statici, quelli che ci permettono di vivere in quest'acqua un po' rarefatta che è questo ambiente. Tipo delle ossa. Ok, l'osso non è altro che questa forma. Ok? Che col tempo si è allungata, ok? Per la gravità che c'è in questa acqua rarefatta e ci ha dato, però nasce sempre dall'acqua. 96% di forme, tantissimo, ok? Devo farmi uno schemino che sennò mi dimentico. Questo ok. Adesso quindi vediamo che quando noi abbiamo una e noi vediamo che l'acqua si deve muovere in vortici e si deve muovere non linearmente. Perché? E entriamo un attimo in alcune caratteristiche dico biofisiche o biofisiche chimiche dell'acqua, perché poi è questo. L'acqua ha, diciamo, possiamo raffigurare a simbolo l'acqua in questa maniera qua. Uno sacchiotto. Possiamo, perché poi è sempre in movimento, ok? Questa forma l'ha resa speciale. Ok, la resa speciale perché gli ha permesso di avere delle caratteristiche completamente diverse da tutti gli elementi. Ad esempio, lei ha una strana maniera di comportarsi. Perché? Mentre va nella parte solida e si solidifica, si espande. C'è un'espansione, ok? Il ghiaccio è più espanso, si dice, del liquido. Quando va verso
la rarefazione, il gas, si espande di nuovo. In genere un elemento parte da un'espansione e va verso una contrazione, non ha questa cosa schizofrenica. Lei è un po' schizofrenica. Va bene, perché no? C'è un punto di massima densità. E qual è? Ovviamente c'è un punto dove è massimamente densa. E questo è molto importante per i nostri progetti. A quanti gradi? 4 gradi centigradi. A 4 gradi centigradi, ok? Questo 4 gradi centigradi... Cioè, vi rendete conto che l'acqua, allora, grazie alle caratteristiche dell'acqua, tutta la vita si è formata nella maniera in cui noi la conosciamo. Quindi se noi comprendiamo il comportamento dell'acqua, comprendiamo noi e tutto il resto. Quindi per la progettazione è molto importante. Vado piano perché in realtà ci sono 2000 cose da dire e non le dirò tutte. Però mi piace sempre percorrere fiumi diversi. Ogni volta che racconto di questo parto da un punto, arrivo un altro e sempre percorro rigagnoli diversi. Anche sono le vostre menti che mi fanno andare lì piuttosto che di là, quindi è interessante. Dunque c'è questo 4 gradi. Questa densità cosa permette? È ovvio che se l'acqua è più densa, la forza di Archimede, cioè la capacità di tirar su, è maggiore. Ok? Quindi avrà una capacità di muovere la materia meglio. E infatti, e allora partiamo da un monte qualsiasi, partiamo dal nostro bosco di cui abbiamo fatto il disegnino il primo giorno, ok? Partiamo dal fatto che questa è la mia trappola di rugiada, il mio accumulatore. Ma non solo gli alberi, gli animali, perché se io sono un animalino e mangio un frutto, io sto prendendo un accumulo di acqua e me lo sto mettendo dentro. Poi cago, un accumulo di acqua lo sto lasciando lì, ok? Voi dovete pensare come un pianeta dove l'acqua continua a muoversi, non è, cioè questo percorso ciclo idrologico che generalmente viene studiato molto cielo, fiume, cielo, fiume, no? In realtà è continuo e va, mentre una volta, prima della vita su questo pianeta, era veramente così, evaporazione, precipitazione, evaporazione, non c'era niente che poteva, immaginatevi vulcani, immaginatevi rocce, allora un calore atroce, evaporazione, una cosa isterica, non tutta questa meraviglia, ta. Quindi se noi ricreiamo evaporazione, precipitazione, pompa, liquido, e siamo malati come siamo malati adesso, come stiamo malati da 7, 8, 10 mila anni. Non vediamo la meraviglia, non vediamo la capacità di auto-organizzarsi in un sistema. Rendetevi conto che la nostra mente non lavora sul necessario, lavora sull'ideologia, sul sogno. Ed è questo che ci fotte. Perché un ecosistema c'è, il nostro corpo c'è, perché se non ci fosse vuol dire perché è necessario che sia così. Perché se non è necessario, io non ci sono più, estingo. Mentre invece con la nostra mente noi creiamo dei sistemi, gli ecovillaggi sono uno degli esempi di cui mi sembra l'80-90% vanno in fallimento. Perché? Perché invece di nascere dalla necessità dei bisogni primari, cioè dai stiamo insieme, andiamo al mercato, cuciniamo, tu cucini per me oggi, io cucino per te domani, questa è una necessità che ci unisce, è la vera energia che ci unisce, il Dao Des. Ma se io dico, è figo, ho visto che fanno gli ecovillaggi, andiamo insieme, cosa c'è? Poi dopo l'ego, le liti, le cose, perché non nasce da una necessità, l'ecosistema nasce da una necessità. Se non c'è necessità, non sussiste. La necessità lo rende indipendente e autonomo. Allora, ora vediamo questo come un accumulo. Vediamo tutto questo come un accumulo, ok? I vari strati, lettiera, humus è una spugna, sotto abbiamo la terra che vedremo velocemente com'è, vi do il punto di vista di Bourguignon perché non viene raccontato in genere così, e dato che i Bourguignon sono dei leggetevi il suolo, un patrimonio da salvare, sopra pomeriggio lo vediamo,
bellissimo, hanno un punto di vista differente, vero o non vero, non sappiamo, la verità noi non otterremo mai, ci aiuta però a modificare, a ampliare i nostri comportamenti. Non si arriva dicendo, ah, adesso la permacultura è vera, è l'unica, noi siamo bravi perché noi cambieremo il mondo. No, sono stronzate, anche la permacultura fa cose da tutti i pori. Però, guarda caso, ci ha fatto incontrare qua. Io sono felicissima di aver mangiato un sacco di pesce. ci ha fatto scambiare energie, abbiamo imparato uno dall'altro, ok? E quindi a tutti noi ci si apre... Siamo tutti in divenire, non è che uno, è che io che sono qui che vi racconto sta storiella sono, diciamo, più evoluta di voi, ma per favore, guarda, ho due ernie che mi... no, la famosa malattia. E insieme ci possiamo confrontare, possiamo osservarci e quindi possiamo migliorare, dobbiamo sempre migliorare. Poi se tu parti, infatti quando mi dicono, ah, quello non è permacultura perché non c'è quello, non c'è la spirale d'erbe. C'è una spirale d'erbe. Io non la metto più la spirale, mi sta qua. Perché allora andai in Ecuador 10 anni fa a lavorare per i Seed Saver e mi ospitava un'australiana che aveva un centro di permacultura. Aprì il sito internet, wow, che centro di permacultura, wow, bellissimo. Vabbè, vado di 3 mesi. Io arrivo, generalmente mi aplasto, come dire, cioè se vado in India divento un'indianina, cioè lì proprio ero diventata una Quechua nel giro di 2 giorni, cioè non mi si vede, sono mimetica, anche per la mia timidezza, no? E allora mi sono aplastata con la mia nenita aveva 8 mesi, quindi dietro alla cosa, eccetera, e andavo a, dormivo in questo centro di permacultura, di Cotacaccia, e andavo a lavorare su con gli andini. Per fortuna ho incontrato gli andini in vita mia perché mi hanno veramente aperto la mente, il cuore, anche lo stomaco. E dopo un mese, e veramente non ho l'osservazione, automaticamente mi osservazione senza giudizio, perché penso che ognuno di noi è ad un step della sua vita. Ogni progetto è un livello. Io arrivo qui, ma qui non c'è permacultura. No, invece c'è permacultura. Intanto ci siamo noi. Poi c'è l'intento, l'intenzione, quindi già c'è, ok? C'è già l'intenzione, quindi ogni progetto ha livelli di, no? Però ogni volta bisogna migliorare. Allora, sono arrivata dopo un mese però, che vedevo sta bambina che piangeva sempre, lei che non... Ah, sai, io non riesco a lavorare perché appena mi metto al computer la bambina urla, non riesco a fare più niente, la mia di 4 anni, una cosa di un viziato, madonna. Dopo un mese... Poi non vedevo niente, c'erano queste cose elettriche, praticamente per fare la doccia dovevi attaccare un filo elettrico così che se non muori... Vabbè, lì, cioè, come in Australia, nel deserto, dici che bello morire oggi, che tanto serpentico, anche lì dici, vabbè, morirò, non fa niente. Allora, dopo un mese gli ho detto, ma senti Ania, ma che c'è di permacultura in questa azienda? Cioè, mi potessi illuminare, perché io ti giuro da un mese che sto qua. Adesso inizio a pensare, cioè a porre il giudizio, sì, no, non vedo una minchia. E lei fa, ma c'è una spirale d'erbe? Ah, andiamo a vedere, perché non l'ho vista. Allora entriamo in questo orto, lasciato abbandonato, eccetera, con tutte le cose. A un certo punto c'è un montarozzo, come dicono a Roma, così, tutto erbacce non esiste, tutte piante secche, così. A un certo punto mi ha quella, una cosa così. No, non sto scherzando, così. Allora mi fa, e deve... No, ma ci deve essere un rosmarino, aspetta, c'era uno, c'era un rosmarino mezzo morto, un'altra cosa. C'è la spirale d'erbe. Vedete l'ideologia? Allora, dopo, lei è andata via, carina, mi ha lasciato la sua stanza, eccetera, mi siedo nella sua stanza, dietro c'è un sacco di libri, vediamo cosa legge questa qua. Apro tutti i libri, quasi tutti scritti da uomini, di come trattare i propri figli. Questo mi fa capire che il libro è una maniera intellettuale di apprendere, che bene che venga abbandonato. Ovvero, la conoscenza la prendiamo dall'esperienza e dall'intuito, una volta che ce l'abbiamo andiamo a leggere e a vedere se altri hanno avuto la stessa. Cioè, sempre come la tecnologia, sempre come il calcolo. Andiamo a checkare, non mi viene la parola italiana, scusate. Verificare se quello che mi è venuto a me ha senso. Io avevo questo istinto di mia figlia di lasciarla così, con gli andini io mi sono trovata un libro aperto. Cioè, mi hanno insegnato che l'attenzione al bimbo no. Tu guardi e vai verso la tua attività, cioè beccar cibo, e
i bambini non hanno l'attenzione tua, ti seguono nel giro anche da già a 6 anni, fanno cose, organizzano, 12 anni vanno giù al mercato, vendono, fanno, comprano mai le palle, non si ammalano, non, niente, perché la malattia è un dia, sono qui, no? Il sistema è lo stesso, se io continuo a guardare, quando le persone dicono, ah senti, nell'orto della mia zia c'è un pero che ha le foglioline con delle piccole macchioline gialle, cosa posso fare? Come dire, no? Cioè, responsabilità. Chiediamo al medico, no? Chiediamo cosa puoi fare. Se tu stai lì a guardare sta fogliolina malata, e quella si ammala ancora di più. Basta, lascialo nel suo processo di autoguarigione. Quando mia figlia di 2 o 3 anni cadeva e io la facevo, c'erano, le mamme facevano così, poi c'ero io, mi guardavano e io continuavo. Cioè mia figlia adesso, cioè, a 8 anni lei ha preso un cavallo in Argentina, affittava il cavallo una volta a settimana, andava a farsi cavalcate da sola nella valle e tornava. Ma non hai paura? Morirà prima o poi, io mica posso decidere come muore, a che età muore. Ma la paura? Sì, sì, sì. Ma poi casca. Scusate, io una via di mezzo con mia figlia, un rapporto indipendente, vive da sola. Quindi è proprio diverso. No, no, sennò diventa una cosa sulle figlie. No, no, vai, torniamo indietro all'acqua, sennò qui c'è Leonardo che mi manda a casa perché non ho parlato di acqua abbastanza. Sì, veloce, veloce. Veloce, veloce. Allora, nel Matto Grosso. Sì. Ma è quello che stavo, ho detto io, lo portavo sempre dietro come gli andini. Dappertutto, non devi guardare. Il problema grosso è che la gran parte di quelle persone diventano dislessici. Perché non fanno le fasi naturali evolutive. Ma grande la dislessia. Dislessia è Leonardo e tutti praticamente, per fortuna. Io credo di essere un po' dislessico. Per fortuna, vuol dire che è un'intelligenza che va oltre il limite, va benissimo. Io sono totalmente riflessa. Allora, torniamo un attimo indietro. Quindi, questi qui, voi adesso vedeteli come tutti accumuli, ok? Quindi abbiamo l'humus, abbiamo la terra, così, tanto per dire, l'argilla, sono tutte spugne, sono tutte accumuli di acqua. Va bene. Adesso noi abbiamo la nostra sorgente, ok? Che generalmente esce in un punto che chiameremo K, un punto key, ok? Generalmente la sorgente e inizia a scorrere, ok? E scorre da tutte le parti e va bene. E poi abbiamo il nostro fiume. Questa è una delle maniere nella quale l'acqua va al mare, è una delle maniere in cui circola, non è l'unico. Io, secondo voi, posso togliermi il maglione? Scusassimo. Scusi, mi fa da tappeto, per favore? No, perché sennò c'è il fisioterapista dietro che mi... Sì, adesso arriva, aiuto! Pronto. Allora, questa è una delle maniere in cui circola. E ovviamente cosa succedeva? Con questa evaporazione e condensa continua era diretto, era molto veloce. Poi, man mano che la vita si è sviluppata, l'acqua si è rallentata. Come se impersonifichiamo l'acqua nello sacchiotto e lei avesse, diciamo, avuto l'esigenza di rallentare, come ieri diceva Dag, rallentare il mio arrivare, perché io l'entropia ci arriverò al mare. Però ci arrivo quando ci voglio io, e non diretta, e non con i canali, il cemento, le cose, ok? Ci devo arrivare lentamente, ci devo arrivare fermandomi di lì, fermandomi di qui, modificando. Perché devo fare questo? L'acqua è intanto il solvente universale. Tutto si dissolve con l'acqua, ok? Il solvente universale. Quando voi andate dal ferramento e chiedete un solvente, voi dite, questo è bellissimo, lui guardate e fa, no, l'acqua è universale e non costa niente. Dategli il tempo, ovviamente, la pazienza. E l'acqua è la trasportatrice universale. Quindi lei arriva, si fa amica e poi porta via. Ok?
Questa è una cosa che ci piace e non ci piace. Qui il dualismo ormai esce. Perché? Perché quando viene, penetra e stacca un minerale, un oligoelemento, diciamo un silicio dalla pietra, un po' duro il silicio, e me lo porta vicino alla radice, mi sta bene. Ma quando entra e rompe la terra e me la divide, tutti gli ioni... Perché è il solvente universale? Perché praticamente molta della materia è fatta di ioni, ci sono cose più e cose meno. E lei è amica di tutti. L'acqua è amica di tutti. Per cui bisogna stare attenti, perché quando è un po' violenta ti porta via casa, terra. Ioni. È coglione, eh? Ci sono coglioni positivi e coglioni negativi. Esattamente. Se solo quello è scatenato, allora andiamo bene. E basta poco. Allora, quindi lei è amica di tutti i coglioni che incontra per la strada. Bellissima questa cosa, lei è amica di tutti i coglioni. Fantastico. È composta? Eh? È composta? Certo, è per questo che è amica di tutti. Allora, è una cogliona pure lei, altrimenti non sarebbe amica. E in fondo, esattamente. Cos'è anche la cosa importante? Allora, se lei arriva, modifica e porta via, lei è la scultrice del pianeta. Bellissimo. Praticamente non solo le forme hanno avuto origine nel suo movimento, ma la parte secca, cioè le montagne, si sono sgretolate grazie a lei in forma solida, in forma fluida, vento, in forma cosa. Ovviamente aiutata dal calore, perché il calore purificatore arriva e aiuta. Quindi va, rompe e crea le forme che noi vediamo, tramite quelle fatte con i caterpillar, sono forme che sono state fatte per millenni e millenni e continuano a essere fatte dall'acqua. Quindi è naturale la liscivazione e il trasporto verso il mare, perché così è iniziata a formarsi la terra. Ok? La terra, no, più tardi, sto pomeriggio. Non c'è lo streaming. No, la terra è importante, dopo lo dico che è molto importante. Ho dovuto riassumere, non fosse altro perché usavamo delle terminologie che forse chi aveva seguito le altre mattine e non i pomeriggi ovviamente, e poi si sentiva un attimo lo schema. Allora, lei trasforma, lei penetra, si fa amica, trasforma dalla forma, ma dalla forma praticamente di tutto, anche del secco a volte, ok? Quindi noi siamo in mano all'acqua. L'acqua è vita? L'acqua sicuramente ha fatto la vita. Ci sono pianeti dove non c'è la vita come la conosciamo noi, ma c'è acqua. Non c'è movimento così come lo conosciamo noi, ma c'è acqua. Quindi diciamo che l'acqua è vita, ma forse non diamogli questa definizione, però sicuramente è alla base della vita.